Sarà un fine settimana senza la Serie B e senza i rossoneri. Però domani sera il Lecce sarà impegnato in casa allo stadio Via del Mare perché dovrà recuperare la partita interrotta contro l'Ascoli, interrotta dopo pochi minuti perché, come ricordiamo, il playmaker Manuel Scavone, a causa di uno scontro di gioco con l'ex rossonero Giacomo Barretta, attualmente in forza con i bianconeri, subì un grave trauma, addirittura perse i sensi e fu costretto ad abbandonare il campo. Calciatori e tifosi spinsero il direttore di gara a sospendere la partita, a rinviarla. E proprio domani si terrà questo recupero, un recupero molto importante in chiave salvezza e soprattutto per non alimentare la distanza da zone favorevoli alla permanenza nel campionato cadetto. Andiamo brevemente a guardare la classifica dei rossoneri. I rossoneri sono fermi a quota 27 punti, sono quart'ultimi. Sopra c'è il Venezia a quota 28 e una misura in basso c'è il Crotone a quota 26. Il Crotone che attualmente ricopre la terz'ultima posizione, che è quella che segna la retrocessione diretta. Mentre invece l'Ascoli è a quota 32 punti. Ma noi dobbiamo guardare a squadre che sono più vicine, sono più alla nostra portata, come il Livorno. Il Livorno che ricopre l'ultimo posto valido per la salvezza è fermo a quota 30. Livorno che sarà avversario del Foggia Calcio nelle prossime gare e arriverà qui, sfiderà i rossoneri allo Zaccheria. Andiamo, diciamo, avanti con i giorni e proiettiamoci a quella che potrebbe essere Foggia Livorno. Beh, forse stiamo anche un po' esagerando, però senza dubbio Foggia Livorno può essere una sfida importantissima, una sfida che davvero può segnare il campionato del Foggia. Può essere una sfida vissuta sotto tanti punti di vista, soprattutto per il mister Gianluca Grassadonia. Ricordiamo che all'andata quella disfatta per 3-1 consentì alla società di sollevare dall'incarico il tecnico salernitano, quindi senza dubbio l'allenatore dei rossoneri vivrà questa sfida come una vera rivincita personale, ma anche i calciatori rossoneri cercheranno di svoltare. Prima di arrivare alla gara di Livorno, ricordiamo che il Foggia tornerà in campo sabato 30 marzo alle ore 15 per sfidare in trasferta il Brescia. Le rondinelle, la squadra guidata da Tonali e Donnarumma, con in panchina Mister Corini, sono attualmente primi in classifica a una sola lunghezza dal Palermo e cercano il disperato ritorno in Serie A. E allo stesso tempo i rossoneri cercano la permanenza in Serie B. Quindi ci auguriamo di vedere un bell'incontro e di vedere soprattutto un Foggia trionfante in un campo davvero difficile.